E andiamo con i migliori soggetti del gruppo 2. L'Alano Fulvo, l'Alano Arlecchino e l'Alano Blu. A giudicare questo raggruppamento sarà la giudice, la signora Ilka Simcic, che ha già visionato i soggetti nel pre-ring. Andiamo con il Terranova, pastore dell'Asia centrale, il Riesenschnauzer, pastore del Caucaso, Tibetan Mastiff, mastino spagnolo, e mastino dei Pirenei, bovaro del Bernese, Bro Holmer, Bull Mastiff, cane corso, Overwart, Boxer, Sharpei, Bulldog inglese, Schnauzer, Zwergschnauzer nero e Zwergschnauzer pepe e sale, e Zwergschnauzer nero argento e bianco, sempre Zwergschnauzer e mastino inglese. Mastiff. Ce li sta osservando in stazione. Potete vedere negli alani ci sono 5 colorazioni, 5 varietà di mantello. C'è il fulvo e tigrato, c'è il nero e l'arlecchino e il blu. Il giudice inizia a fare una scelta. Rimangono ancora in gara l'Alano Fulvo, il Terranova, pastore dell'Asia centrale, il bovaro del Bernese, il bulldog inglese, lo Zwerg nero argento. Ok,
dopo averli osservati in stazione, ora la giudice li sta osservando in movimento. Vi ricordo ancora che su animalnews.tv potete rivedere tutta l'esposizione. Mentre vediamo il Terranova in movimento. Pastore dell'Asia centrale. Bovaro del Bernese. Bull Mastiff. Bulldog inglese. Berg Schnauzer. Nel pre-ring si preparino i migliori soggetti bassotti. Al terzo posto il bulldog inglese. Al secondo posto lo Zwerg Schnauzer. E al primo posto pastore dell'Asia centrale.